perde 2-1 con un uomo in più. Ammetto che mi quello l'ho fatto divertevo. io, anzi, sommario quello l'ho fatto tutto io, Ma quindi. perché te ne parlo? È perché so quanto sei fetente Che e quindi l'arbitro l'ha aiutato ieri. oh, eccola. Hai capito Giancarlo a che punto siamo? Vabbè, ma Vabbè, ma è per scherza, ridere, dai. è per giocarci un po', hai Ci capito? mancherebbe altro. Va bene. Ovviamente, vabbè, quindi Roma-Atalanta è, sì, ha tantissimi significati, poi viene dopo Parma. Secondo me quello che diceva Giancarlo su essere tifoso è veramente importante pure, mi aspetto qualcosa di particolare dalla curva sud, come a te, come sì, attestato di vicinanza alla nuova proprietà, che ha fatto tantissimo dal punto di vista ed è importante per il tifoso della Roma, soprattutto per quello di curva. Ha già, cioè, a parte già aperto uno sportello del tifoso, è una cosa tipo, insomma, quando si parla di pubblica amministrazione trasparente, eccetera, eccetera, la Roma nel calcio sta iniziando in qualche maniera a farlo. Ha tolto, questa è una cosa che non è stata detta a sufficienza, secondo me, da anni l'Olimpico c'era un problema con la cartellonistica, con i tabelloni a bordo campo, per Ecco, cui sì. per colpa di questi tabelloni le prime 18 file della Tevere, più o meno dovrebbe essere precisa la considerazione, non vedevano una parte di partita del campo proprio. È un problema annoso, appunto. Almeno 10 anni che se ne sentiva parlare poco perché, insomma, interessa relativamente. Invece, interessa a questa società che ha fatto spostare, è successo nell'ultima partita in casa, i tabelloni pubblicitari dietro di qualche metro in modo da aprire la visuale. Queste sono piccole cose, ma questi dettagli veramente si capisce da un giocatore, ma da una grande società. È E per i vero, tifosi. sì. È vero, sempre a favore poi della tifoseria, questo è importantissimo. Ecco. Sì, sì. Patrick, i tuoi motivi di interesse su Roma-Atalanta? Intanto Stekelenburg Ecco, sì, bene. che dovrebbe rientrare, sarei molto contento, anche perché io ho sentito per esempio alcuni ascoltatori che nel pomeriggio hanno scritto e detto speriamo che non giochi, che sennò va in nazionale. No, speriamo che giochi adesso in nazionale, che così È pronto per il giocando. derby Esatto, anche. ma lui ha bisogno adesso di giocare il più possibile per ritrovare la condizione, non tanto dal punto di vista del fisico, quanto dal punto di vista mentale, perché uno scontro poi chiaramente come quello con Lucio va superato anche dal punto di vista psicologico, barra emotivo. Per esempio Cech ci ha messo molto tempo, secondo alcuni non c'è ancora del tutto riuscito, cioè è un po' un altro portiere, quindi c'è bisogno di rivederlo subito in campo pronto. Poi io sono molto curioso di chi giocherà e come giocherà la Roma a centrocampo. Vedere Pizarro, De Rossi e Pjanic potrebbe essere molto molto bello, e quindi secondo me quelli sono i motivi di interesse più importanti. Poi l'Atalanta ha alcune individualità interessanti, per esempio Bonaventura che a me piace molto, poi chiaramente spero che da Roma ne faccia 6 e che però Bonaventura possa fare magari un gol bello adesso, così dico per giocare, però è come la Roma nuova, come la nuova Roma nuova è in grado di sfruttare le occasioni, perché questa è un'occasione anche dal punto di vista della classifica, delle situazioni, e vedere se rispetto all'anno scorso si è fatto un passo in avanti. Invece, per quanto riguarda le mie aspettative su Roma-Atalanta, i miei motivi di interesse sono strettamente legati ad Osvaldo e lo vado a spiegare a Giancarlo, del quale vorrei poi un suo parere in merito a questa mia opinione. Se Osvaldo dovesse confermarsi anche domani contro l'Atalanta, io sono certo che diventerebbe una sorta di piccolo idolo della tifoseria giallorossa. Nel breve volgere di 2 o 3 settimane, questo è passato, o passerebbe dall'essere considerato una gran pippa, ingiustificati 18 milioni di euro per lui spesi, a colui che invece potrebbe accendere quell'entusiasmo, quella scintilla che inevitabilmente, secondo me, si porterebbe poi dietro tutta la squadra e la vicenda del campionato. Che ne pensi, Giancarlo? Penso che tu abbia ragione, ma soprattutto perché la Roma o la tifoseria della Roma è alla ricerca, secondo me, anche di, non dico nuovi idoli, perché non ne ha bisogno, ne ha già abbastanza, però di ragioni, ecco, per accendere il proprio entusiasmo. E premesso che la ragione principale è sempre la vittoria, Ovvio, certo, sì. ecco. Però subito dopo viene Osvaldo, proprio per la rivalutazione che se ne avrebbe, proprio per far sentire anche alla proprietà e alla dirigenza che la scelta è stata giusta, e terzo per far capire loro che è una scelta apprezzata dalla tifoseria, perché insomma se uno
va con costanza in rete e fa l'attaccante in buona, possiamo dire che con buona pace di tutti, insomma il suo dovere lo fa. Poi sappiamo che nel calcio moderno a un centravanti o comunque a un attaccante si chiedono anche altre cose, si chiedono i rientri, si chiede di giocare per la squadra, ma a uno come Osvaldo si chiede soprattutto di fare i gol e far dimenticare in fretta, ammesso che non sia già stato dimenticato, io penso di sì, addirittura rimosso, Vucinic, che è la pietra di paragone, sì, non tanto, non solo tecnica, ma anche proprio per quanto è costato l'uno e per quanto è stato venduto l'altro. Certo, peraltro Tonino, io individuo nel giocatore tutti i crismi per poter diventare un idolo della tifoseria. Perché? Sì. Perché alla stessa somiglia molto, se voi ci avete fatto caso, questo sì. È uno tignoso, questo è uno che se ne frega anche di tutto quello che gli viene detto intorno, alla spocchia dei romani, per dirla in soldoni. Hai capito? Vero, Spavaldo. Ecco, sì, bravo, è Spavaldo. Un po' così, poi sì, poi c'è pure il look un po' così, un po' malandrino. Look malandrino, ecco, sì, da vicolo. Da vicolo, sì, esatto. Sì, è bello. Quando si è tolto la fascetta, insomma, lì, cioè, con i capelli lunghi, a Parma è stato... Comunque, sì, visto che c'è Vucinic, io volevo ricordare quello che ha detto oggi Mirko Vucinic, che non so se lo sai, su ha fatto un'intervista che è lo sport... L'ho letta. Si lamentava che a Roma nessuno ha avuto pazienza con la Sensi, sì. o con la presidente di gestione, quindi, insomma, sì. E Osvaldo è importante anche per rispondere a Vucinic, cioè, che si sta riempendo di simpatia, e la pazienza di tifosi da Roma con la famiglia Sensi ce l'hanno avuta, e come, e soprattutto ce l'hanno avuta con Mirko Vucinic, che il primo anno ha fatto 2 gol e gli altri anni giocava 7 partite e 20 no, quindi era doveroso. Io ti devo dire, farà tanta panchina, ti me. Devo dire che di Vucinic ho sempre avuto una grande stima come giocatore, pressoché un artista Vucinic, però insomma, ecco, pressoché zero, indolente, poi adesso che fa queste dichiarazioni, sì, da no, Emerson, ma ecco, da... no, però non ce l'avrei con lui, sai perché? Perché Vucinic non è un ragazzo intelligente e quindi non sì. Puoi, no, sì, cioè, non lo è, ma non lo è, lo ha dimostrato in più di una circostanza. Non ce la puoi avere con Vucinic, tu ce la puoi avere con un soggetto al quale riconosci intelligenza che ti fa una roba del genere fatta da Vucinic, no? Ma questo adesso io ho sentito Cosmi giorni fa, Giancarlo correggimi se sbaglio, ho sentito Cosmi dire, ho letto in una sua intervista, voi sopravvalutate i calciatori, ha detto, quando voi scrivete che i calciatori giocano contro l'allenatore e si organizzano in questo senso, ha detto Cosmi, li sopravvalutate, perché questi non sono in grado di organizzare un sofismo del genere, hai capito? Quelli, cosa? Quelli dell'Inter sì. Quelli de- no, que- vabbè, ma però insomma detto da Cosmi, no, capito? Dice, sai, in generale sì, era anche un po' paradossale, come dire, non sono in grado di fare una congiura, Capposta, insomma, no? Ecco, e voi io non ce la potrei mai avere con Vucinic per le dichiarazioni, perché è così, insomma, non no? Sei molto intelligente, però sta in silenzio è meglio. Vabbè, cinque anni di Roma, tutto insomma, ma chi è questa... molto bene, ma quindi... chi è che tace in questi casi, Patrick? Una persona intelligente, no? Sì, perché sì, capisce sì. Che... Ma anche lì, per esempio, io ricordo una volta a Udine, cioè a Totò Di Natale, che è un giocatore eccezionale, ma non è che sia dotato di un eloquio eccezionale, cioè, ci fu una volta dopo una partita in cui lui fece 2 gol meravigliosi, un Udinese Regina di sabato, io ero lì per la 7, lo dovevamo intervistare, lo prendo sotto braccio, il posto a parlare è arrivato, l'ha detto stampa dell'Udinese, l'ha portato via, ha detto, diciamo, lui non può parlare in diretta, soprattutto non a caldo, certo. Ha detto, perché c'è tutto, di Natale è uscito dalla bocca qualche cosa di incomprensibile, certo. Così, e questo dovrebbe fare anche la Juventus, cioè, vabbè, ma insomma poi vabbè, poi per esempio ha dichiarato Vucinic, battiamo il Milan e diventiamo grandi. Io voglio vedere poi lunedì, quando parleremo di queste dichiarazioni dopo appunto la partita con il Milan, staremo a vedere. Va bene, dunque amici, ci salutiamo naturalmente. Io ho una poesia però per Tonino Cagnucci, che mi ha mandato via sms l'ascoltatore. Oh, che meraviglia. Devi 30 di conta novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, Sporting Lazio 2-1. Molto carino, sì. Hai capito dove sei capitato, Giancarlo Padovan? Sì,
tu che hai io speso, pensavo che oggi si parlasse della sfortuna che aveva avuto la Lazio, ma hai capito? Niente. Tu che hai speso anni, 45 minuti 11 contro 10, no? Giancarlo Padovan ha speso anni per fare della sua professione un atto nobile e vi è riuscito alla grande. Lui e, ecco, e poi siamo arrivati noi di Radio Yes. No, ma è molto più divertente così. Guarda. Hai voglia, va bene. Un abbraccio grande a te, Giancarlo. Grazie, un abbraccio a tutti voi, ciao. Giancarlo Padovan, Tonino Cagnucci, ovviamente tutti, tutto prosegue weekend per quanto riguarda il calcio sui 99.8, oggi alle 16.30, nella trasmissione di Patrick von Brugge a tutto campo, che annovera appunto Cagnucci, annovera Roberto Bernabai, annovera Rino Tommasi, lo stesso nostro Giancarlo Padovan, tutto il parterre di Radio IS per quanto riguarda il calcio, con Patrick von Brugge che saluto a oggi pomeriggio. Grazie Patrick. Ciao a tutti, a oggi Tommasello.